Come sta rispondendo l'organico? Credo che fino adesso le cose stiano andando nel modo migliore. L'obiettivo è quello di arrivare nei primi due posti, quindi l'apporto anche di Dario e di Federico è importante per questo. Domenica c'è una partita importante, derby d'Abruzzo è stato definito, sì, contro la Gran Sassi. Come si sta preparando la squadra? Abbastanza bene, c'è qualche acciaccato, diciamo, che contiamo di recuperare in settimana. A livello mentale lo stesso, ci si prepara ad affrontare una partita che sappiamo che è difficile, che giocheremo fuori casa, quindi ci sarà un motivo in più, come dicevi tu, proprio perché è un derby. Però siamo abituati ad affrontarli i derby, l'abbiamo già fatto nelle stagioni precedenti e dobbiamo comunque porci l'obiettivo più ambizioso anche la partita di domenica, che è quello di vincere, perché questo è chiaro che la stessa cosa faranno anche i ragazzi del Gran Sasso, ovviamente, però questo è un motivo in più perché possa esserci una bella partita. Domenica c'è il derby contro la Gran Sasso, ho già definito derby d'Abruzzo. Come arriva la Vezzano, in quale condizione, a questa partita, diciamo, di grande importanza? Senz'altro sarà una partita molto difficile, anche perché credo giocheremo a Paganica. È sempre stato difficile giocare a Paganica e sarà difficile giocare con i nostri colleghi del Gran Sasso, che praticamente sono anche nostri amici miei, di Antonio, e conosciamo molto bene, anche perché sono molti elementi. L'anno scorso giocavano nell'Accademia Rugby, che già la Vezzano aveva incontrato. Insomma, sarà una bella partita.